C'erano dati Gesù e Maria in questa tredicesima lettura, domenica del tempo ordinario. Fratelli e sorelle carissime, la liturgia della parola ci invita a considerare bene un aspetto molto importante della vita cristiana. Numero uno, la morte, da dove viene? L'abbiamo approfondito nella omelia di ieri sera e è accentuato dalla prima lettura. E in parte ripreso dal Vangelo, perché il Vangelo presenta un duplice episodio: Gesù che risuscita realmente una bambina morta di 12 anni e poi guarisce una donna ammalata di questa misteriosa emorragia da 12 anni, notate la consonanza, 12 anni da bambina, 12 anni malata questa donna, particolare certamente non casuale, vedremo se ci sarà tempo di approfondire anche questo. Comunque questa perdita di sangue, il Vangelo dice, aveva molto sofferto per i medici, si era rivolta a tutto il mondo possibile e immaginabile, aveva speso un sacco di soldi, anzi tutti i suoi averi, senza alcun vantaggio, e viene guarita toccando il mantello di Gesù. E la bambina viene risuscitata appena Gesù la prende per mano, quindi c'è sempre un contatto. Allora, la prima lettura ci ricorda che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, e io ieri sera dicevo e vi dico oggi, perché è morta quella bambina di 12 anni e perché moriamo noi? La fede cattolica ci dice che la morte, e non solo la morte, è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo, che però ci ha iniettato il veleno della morte come? Facendoci peccare. E io rinnovo la domanda di ieri sera, noi che siamo qui ci crediamo che purtroppo dovremo affrontare tutti la tragedia della morte, il nostro corpo in decomposizione, perché abbiamo peccato tutti in Adamo e anche ciascuno con i peccati commessi personalmente nella sua esistenza? Perché questo è quello che annuncia la rivelazione. Ma non solo questo, la rivelazione dice anche che tutti i mali che noi soffriamo in questa vita, i mali fisici come l'emorragia di questa donna, i mali psichici, le depressioni oggi così diffusi, i mali morali, i mali spirituali, il senso di disagio, il senso di solitudine, tutte quante quelle brutte cose che albergano con i cuori di molti uomini, sapete dove vengono? C'hanno un'unica origine, un'unica fonte: il peccato di uomo. Che cos'è il peccato dell'uomo? Il peccato dell'uomo è semplicemente separarsi e allontanarsi da Dio, uscire dai suoi orizzonti, uscire dal suo mondo. Allora voi capite, le cose della fede non sono immediatamente evidenti. Vi faccio un esempio: se io vado a mettere le mani su un palo dell'alta tensione, che succede? Rimango fulminato, d'accordo? Ora è chiaro che io sono rimasto fulminato a causa dell'alta tensione, perché ci ho messo le mani sopra, è evidente, lo si vede con i sensi. È altrettanto evidente, secondo noi, che io, Leonardo, andrò al cimitero. Perché? Perché sono nato ferito dal peccato originale e per i peccati che ho commesso in vita. È altrettanto evidente? No. Mentre se io tocco un cavo d'alta tensione è chiaro che muoio, perché in generale si muore non è del tutto chiaro. E qui entra la rivelazione e le cose della fede. E la prima domanda da farci oggi è questo: io sono sicuro, perché voi capite, rispondere a questa domanda cioè determina un cambiamento totale degli orizzonti della vita. Diceva San Giovanni Paolo II, per esempio, di quanti peccati che abbiamo commesso in passato, che commettiamo nel presente, noi oggi siamo consapevoli. Questo si vede subito, si vede quando ci confessiamo, come ci confessiamo e soprattutto se ci confessiamo. Allora, può darsi che noi siamo consapevoli di pochi peccati, oppure veramente anche in buona fede pensiamo che tutto quanto sto granché non l'abbiamo fatto nella nostra esistenza. Allora, il problema è questo: se noi, attenzione,
stiamo commettendo qualcosa di male dal punto oggettivo, c'è una cosa che agli occhi di Dio è male, quindi vuol dire che è male oggettivo, e io non me ne rendo conto, o peggio, addirittura penso che sia bene. Diceva San Giovanni Paolo II, quella cosa che faccio non diventa buona perché io penso che sia bene, anzi rimane cattiva e continua a produrre un autotremo di male. Allora capite, prendiamo l'esempio dell'emorroissa, di questa donna che aveva le emorragie, aveva speso tutti i soldi di questo mondo andando in giro dai medici. Le persone che stanno male oggi, che si sentono male, lo sapete che cosa fanno? Che fanno secondo voi? Cominciamo dalle cose peggiori. Voi sapete che un italiano su tre che sta male, dove va? 20 milioni di italiani l'anno, lo sapete? Lo sa qualcuno dove vanno? Dai maghi. I maghi. Sapete quanto costa andare da un mago? Per prendere un talismano o per fare qualche altro intruglio strano, che attenzione, noi qui abbiamo molte esperienze, eh? I maghi si dividono in due categorie di persone, o sono spillasoldi e ciarlatani, di soldi ne spillano tanti, oppure sono alleati col diavolo. E quindi non è che ti risolvono il problema, ma te lo peggiorano. Perché non si chiede aiuto al demonio, mai. Perché anche se ti fa qualcosa di positivo, ti presenta sempre un punto molto salato. Allora, un italiano su tre va dai maghi, 20 milioni di italiani. E gli altri 40 milioni che fanno? Dove vanno molti oggi? Chi è che ha preso il posto dei confessori oggi, secondo voi? Con tutto il rispetto della categoria? Chi l'ha preso? I psicologi, no? Io sono depresso, sto male e vado dallo psicologo, per carità. I psicologi hanno un ambito di competenza propria, ci sono certamente delle cose dentro il nostro cuore che necessitano anche dell'aiuto di scienze umane, nessuno vuole dire niente, ma quanti vanno a toccare il lembo del mantello di Gesù? C'è un canto bellissimo che facciamo alle adorazioni, o Signore guardami, nella fede sono qui per toccare solo il lembo del tuo mantello. Questa donna diceva, altro che basta che io tocco il mantello di Gesù e sarò guarita. E cioè, rendiamoci conto di questa scena. Gesù a un certo punto sente la sua forza divina, quasi aspirata dalla fede di questa persona. Dice, chi è che mi ha toccato? Si gira, chi è stato? Perché l'ha sentita uscire da sé, la sua potenza divina, che guarisce da ogni male. E questa è tutta quanta, sono stato io, scusami, Ma che te scusami? Figlia mia, la tua fede ti ha salvato. Capite cosa sta dicendo Gesù? Cioè, Gesù ha una potenza divina dentro di sé, capace di guarirti da ogni male, da tutti i mali. Oh, che cosa dico io prima che facciamo la comunione? Facciamo il Padre Nostro, no? Non dobbiamo fare... Purtroppo le cose ce le impariamo a memoria, poi... E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Poi il sacerdote prosegue, cosa dico? Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E quando lo dico, attenzione, quando si dice il Padre Nostro e quando io aggiungo questa cosa? Subito prima di fare cosa? Di fare la comunione per chi può farla, giusto? Ma secondo voi, cos'è più grande, toccare il lembo del mantello di Gesù o fare la comunione? Vedete conto di fare la comunione che significa? Che Gesù in persona si mette sulla nostra lingua, nella nostra bocca e poi nel nostro corpo e nella nostra anima. La sua persona diventa una cosa sola con lui. Ma è più grande toccare il lembo del mantello o fare la comunione, secondo noi? Cos'è più grande? E come mai abbiamo fatto tante comunioni, parlo per me, non voglio offendere nessuno, e ancora sono depresso? Con me? Cos'è che non funziona? Non funziona la potenza divina di Gesù? O non funziona cosa? La mia fede. Perché come dobbiamo chiederci, ma io ci credo che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato, io ci credo che tutti i mali, fisici, psichici, spirituali, dipendono solo da questo, devo farmi la seconda domanda, ma io ci credo che Gesù da ogni male mi guarisce, punto interrogativo.
interrogativo, è solo un problema di fede. Cosa dice anche al padre della bambina? Gli vanno a dire: lascia perdere il maestro, tua fede è morta, cioè, fermati, continua ad avere fede. Fede è anche nell'impossibile, perché Gesù è morto, non può risuscitare, Gesù fa qualunque cosa. Allora, capite il messaggio di questa critica? Che interpella profondamente la nostra responsabilità. Gesù è il nostro Salvatore, ha una potenza divina che è messa a nostra disposizione, ma chi la va a prendere, punto interrogativo? Chi è che fa bene la comunione? Chi è che viene ad adorare Gesù quando è esposto? Adesso non voglio creare sensi di colpa. Io qui una volta a settimana Gesù è esposto in pubblica adorazione. Se Dio vuole, lo vedremo al consiglio pastorale dell'anno prossimo, una volta al mese, lo lasceremo tutto il giorno alla preghiera silenziosa. La chiesa qui è aperta tutto il giorno, non per far venire i turisti a fare baccano dentro la chiesa, ma per voi. Perché se qualcuno vuole venirsi in santa pace, qualcuno lo fa, io ogni tanto mi trovo con in chiesa, ma sono ancora un po' pochini, che si mette davanti al tabernacolo dove Gesù c'è, Gesù guariscimi, mandami un raggio della tua luce, ti parlo di questo problema, ti presento questa situazione. Chi è che fa questo? Un italiano su tre va dal mago, uno su cinque va dallo psicologo, e chi ce va da Gesù a farsi guarire? Punto interrogativo. Chi è che oggi ha fede ancora in lui? Punto interrogativo. Ecco, speriamo che noi questa fede ce la possiamo avere, ma questo è l'annuncio di questa domenica, no? I mali vengono dal peccato, Gesù i peccati ce li rimette e dai mali ci guarisce. In che misura opera la nostra vita? Tanto quanto la nostra fede gli consente di operare, tanto quanto noi ci fidiamo e crediamo profondamente che Lui e solo Lui è l'unico nostro Salvatore. Chiediamo a Maria Santissima che ravvivi la nostra fede e che apra il nostro cuore ad accogliere ciò che Dio ci rivela, perché possiamo farlo nostro e viverlo non solo per la nostra salvezza, ma anche per il nostro benessere. Ricordiamo che il paradiso non è solo quello che viene dopo la morte, il paradiso comincia qui per chi accoglie Gesù nel cuore. Non vengono eliminate tutte le croci, ma viene comunque comunicata la potenza della vita divina che ci rende in parte felici e beati già da questo mondo. Siamo dati Gesù e Maria.